Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. La discoteca, che è sempre stata oggetto di grandi critiche come luogo poco impegnato, dove si ascolta musica frivola, dove non c'è comunicazione, è finalmente arrivato il tempo invece di non solo rivalutarlo, ma di svelarne tutti gli aspetti che l'hanno reso un posto dove si è fatta invece tanta cultura. Soprattutto si sono abbattuti tanti pregiudizi culturali, ciò di cui parleremo oggi. L'università dovrebbe essere il luogo dove si propaga la cultura e soprattutto le forme di cultura più contemporanee. E dunque non può che essere interessante vedere in che maniera, dal punto di vista universitario, possono essere divulgati questi concetti. Cioè non è a parlarne non sono i tecnici, ma sono persone che cercano di studiare il fenomeno. Dal mio punto di vista si tratta di una prospettiva socio-semiologica e capirne i risvolti nella cultura e nella società. Poi un'altra cosa ancora, ovviamente, il DJ radiofonico, forse è quello a cui siamo più abituati, perché è uno speaker che maneggia non soltanto la parte del discorso, ma si interessa anche a dare notizie intorno alle canzoni che vengono poi mandate in radio. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.